Pro Evolution. I tifosi stanno creando un'atmosfera incredibile. La squadra che attaccherà da destra verso sinistra sarà Île-de-France. La squadra che attaccherà da sinistra verso destra sarà Bouches-du-Rhône. C'è grande attesa per il primo gol. Se crossa bene possono segnare adesso. Grande movimento per un cross. Luboia. Rotten. Yepes. Ha bloccato il passaggio. Beye. Luyendula. Nasri. Sono trascorsi 15 minuti. È libero sulla sinistra. Può provare a mettere un cross. Crossa. Non riescono a superare questa solida difesa. Mbami. Mendy. Yepes. Rotten. Armand. Yepes. Pichot. Entra in tackle. Ce la stanno mettendo tutta. Nessun cartellino viene sventolato. Rimessa dal fondo. Taibo. Dehu. Beye. 15 minuti al fischio finale della prima frazione. Hanno ancora molto da fare da questa posizione. Tenta di segnare. Forse una perdita di concentrazione qui. La messa a lato. Beh, almeno hanno provato a tirare in porta. Speriamo di vedere qualcosa di meglio. Luboia. Cerca il passaggio in profondità. Questo è un tackle durissimo. Rashman Barry. 5 minuti al termine del primo tempo. Batlé. Ha letto perfettamente la situazione. Arma. 4 minuti di recupero. C'è ancora tempo per segnare. La palla esce in una posizione interessante. Possono mettere un buon cross in mezzo dalla destra. Presa sicura del portiere. Siamo alla fine del primo tempo. Hanno tentato di schiacciare gli avversari. I giocatori rientrano dopo l'intervallo e la seconda frazione comincia. Vediamo se il secondo tempo sarà tirato come il primo. Qui c'è l'opportunità per un contropiede. Passaggio non riuscito. Pauleta ha capito tutto.
gliel'ha rubata Batlle. Peye, Nasri, può essere molto difficile portargli via il pallone. Buon intercettamento e possesso palla recuperato. Luyendula, Nasri, vicino alla bandierina del calcio d'angolo. Vale sempre la pena provare, anche da lì. Andrà meglio alla prossima. Roten, Mbami, Roten, Luyendula. Stanno macinando metri di campo e spostando in avanti il gioco. No, è stato intercettato. Mendy, Dorasso, Pauleta, Uboia. È ancora in possesso di palla. La mette al centro. Ecco un altro cross. Raccolto dal portiere. Beje. Ultimi 15 minuti di gara. Il passaggio l'ha trovato pronto sul lato opposto del campo. Ci prova da fuori. Presa sicura del portiere. Mendy. Fallo. Concesso un calcio di punizione. Dunque, ecco un cambio. Mauro, hanno effettuato un cambio. Sì, l'allenatore deve aver pensato che per segnare era necessario un cambio di rotta. Nasri, Batlle, Luyendula. Perso il possesso della sfera. Mbami, Bueno, punizione. Se crossa bene possono segnare ora. E il cross è stato intercettato dal difensore con ottima scelta di tempo. Corner. Riusciranno a sfruttarlo? Devono far molto meglio di così se vogliono fermarlo. È finita e siamo pronti per i supplementari. Nessun gol, Mauro. È davvero sconcertante. Non penso che sarebbe troppo chiedere un gol. Sta per cominciare il primo supplementare. Cosa pensi che accadrà nei tempi supplementari, Mauro? Penso che vincerà chi avrà più resistenza. Ci sono molti giocatori che accusano segni di stanchezza. C'è un'opportunità per un cross. Sembra che voglia provare a crossare. Un buon colpo di testa a liberare. Uboia, Cana, Bueno, Pauleta. Stanno avanzando sulla fascia destra. Il portiere non ha sbagliato qui. Fine dei primi 15 minuti di supplementari. Il secondo tempo supplementare sta per cominciare. Dunque, vedremo un gol nel secondo tempo supplementare? Yepes. Controlla di petto. Stanno muovendosi molto bene lungo la corsia destra. Quattro opportunità diverse da utilizzare. Di testa!
e la palla finisce nelle mani del portiere. Butler, l'arbitro ha fermato il gioco. Il pericolo è passato. Nessuna delle due squadre sembra in grado di mantenere il possesso palla. Tenta di segnare e passa appena fuori alla destra del palo. Marco, mi chiedo se il portiere sarebbe riuscito a prendere quel tiro se fosse andato a bersaglio. Rashman Barry, Nasri. Pressing asfissiante in questa circostanza. Siamo alla fine dei 120 minuti. Avremo i calci. I rigori decideranno il vincitore. È pronto per calciare. Nonostante l'enorme pressione, la messa alle spalle del portiere. Ha preso in giro il portiere con le sue finte. Ben tirato. È 1-1 adesso. Hanno pareggiato. Giusto al centro della porta. Ha tenuto i nervi salmi in modo encomiabile. Ben tirato. Sapeva dove si sarebbe buttato il portiere. Che incubo! Calciato fuori sulla destra. Tanta potenza, poca precisione, fuori. Splendida parata. Davvero un tiro da dimenticare, vero Mauro? Non certo un capolavoro, ma il portiere merita molti applausi per questo intervento. Hanno l'opportunità di andare avanti di due gol. È sempre più difficile per il portiere in queste situazioni. Il portiere è rimasto immobile. Siamo 3-3 ed entrambe le squadre sembrano tranquille adesso. Non è vero Mauro? La situazione si sta facendo emozionante adesso. Può diventare un eroe se la mette dentro. Questo ci porta diritti alla morte improvvisa. Ecco quello che potrebbe essere l'eroe di giornata. E adesso rimane la morte improvvisa. È dentro. Il portiere non è riuscito a leggere bene la situazione. Attenzione alle stelle in questo momento. Dentro. E i tifosi sono scattati in piedi in delirio. Ha preso in giro il portiere con le sue finte. Il portiere non sapeva proprio cosa fare. Il portiere non è riuscito a deviare il tiro. Deve metterla dentro per tenerli in corsa. E dentro. Sono ancora in partita. Il portiere non è riuscito a leggere bene la situazione. Ha ingannato il portiere ed è gol. Ha preso in giro il portiere con le sue finte. Attenzione alle stelle in questo momento. Ce l'ha fatta e la sua squadra non affonda. Ha dato un'occhiata al movimento del portiere prima di tirare. Se il portiere non si fosse mosso, il pallone sarebbe arrivato giusto fra le sue braccia. Sapeva dove si sarebbe buttato il portiere. È sottoposto ad una pressione spaventosa. Se sbaglia è tutto finito. Il portiere non è riuscito a leggere bene la situazione. Il capitano si incarica della battuta con molto coraggio. Ha preso in giro il portiere con le sue finte. Questo rigore è per la sopravvivenza. Ce la farà? Oddio, l'ha sbagliata! Questo ha deciso la partita. Partita molto dura, ma hanno vinto alla fine dei rigori. Partita abbastanza gradevole, vero Mauro? E che ne pensi dei calci di rigore? Grande battaglia.